un'unione simbolica, che non ha valore legale in Italia, a meno che la coppia, una volta tornata, non si rechi al comune di residenza accompagnata dai testimoni per firmare i documenti necessari, ovviamente dopo aver fatto le pubblicazioni, obbligatorie per legge. Nonostante questo, la scelta romantica e unica colpisce nel segno ugualmente. Guendalina Tavassi sposa il compagno Federico Perna con una cerimonia informale, sulla bianchissima spiaggia, alle Maldive. Sul social l'ex GFina 38enne racconta tutto. Cuore mi ha detto di vestirmi di bianco per andare a fare un aperitivo con il direttore. Ho messo questo vestito che sembro la sposa cadavere, ironizza Gwenda, mentre procede scalza nel villaggio del resort dove alloggia. Accanto a lei c'è Perna, che lei chiama appunto da sempre cuore, anche lui in total white. La Tavassi non immagina la sorpresa che è stata preparata per lei. L'ex GFina 38enne, in vacanza nell'isola dell'Oceano Indiano, è convinta di andare a fare un aperitivo. Lui invece le fa una sorpresa inaspettata e romantica. Lei dice di sì, tutto avviene in pochi istanti e al tramonto Guendalina non va a fare l'aperitivo. Arriva sulla spiaggia col compagno e trova un gazebo allestito per le nozze. Candele rosse posizionate sulla sabbia formano un enorme cuore. La struttura è illuminata da lucine sempre red. Vanno in scena i fiori d'arancio inaspettati. L'influencer e opinionista TV e Federico si uniscono in matrimonio. Poi pubblicano la foto in cui mostrano gli anelli all'anulare. Ho detto di sì, fa sapere lei. I due stanno insieme da circa 2 anni. La Tavassi, in passato sposata con Umberto da Ponte, nel bungalow poi trova uno splendido e sensuale abito da sera da indossare in intimità. Poco dopo, però, Federico ha una partita di pallone da giocare in campo. La serata si conclude nel grande idromassaggio della struttura a 5 stelle che hanno scelto per la loro vacanza. Madre di Gaia Nicolini, 20 anni, avuta dall'ex Remo, dovrebbe aver portato alle Maldive con lei e Federico anche i 2 pargoli avuti da Umberto, Chloe, nata nel 2013, e Salvatore, venuto al mondo nel 2015. Il bimbo si vede nelle sue storie.